Ehi, hey, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazzetti34 e oggi è stata una giornata particolarmente fortunata, devo essere sincero, perché con l'inizio del bonus di venerdì ho droppato un pezzo da World Boss, un'arma leggendaria, che immagino sia una spada, ma non lo andrò a scoprire poiché non mi serve, mi servono piuttosto i pezzi che mi dà, quindi la distruggo. E ottengo il massimo, quindi 55 crumble, quindi 55 materiali e 10 di questi tech vapore. Vediamo un po' quanti ne ho perché 495, quasi quasi forgio un'altra gemma. Ora sì, dai, dai, ora forgio un'altra gemma. Ma prima di questo vorrei vedere un attimo quante fiammelle blu erano blu. No, erano viola, ecco qua. Ne ho 7, quindi altri 3 drop da World Boss e potrò fare un pezzo del set che non farò ancora. Piuttosto punterò a upparmi le statistiche. Anche perché il set a cui punto è quello lì delle prove, ma con la fortuna che ho, purtroppo non sono riuscito ad ottenere neanche un pezzo ancora. Ora, visto che mi mancano soltanto 5 materiali per uppare, oh no, ho solo 700 materiali, qui ho solo 700 conchiglie, quindi non posso prendere i 5 materiali che mi servono. Peccato, ero convinto di avere un po' di risparmi, ma li ho utilizzati tutti quanti per prendere l'esca leggendaria. E visto che non ho intenzione di pescare al momento, la pesca finirà 20. Ah, finirà fra 22 ore, quindi finirà a breve. E a questo punto aspetto qualche ora, così mi tengo i materiali, mi tengo le conchiglie che utilizzerò per i punti statistica. E spero vivamente che la prossima pesca che uscirà sia questa qui, dove cercherò di piazzarmi primo, ma sarà molto difficile. Intanto, oggi, dicevo, sono stato molto fortunato perché ho droppato in una sola entrata delle prove di Nyx, ho droppato non uno, ma ben due incantamenti leggendari. Questo qui, che mi è nato così, con 1% di chance di schivata e 1% di chance di autorizzare, quindi due massimali. Bellissimi, utili tutti e due, utilissimo autorizzare per DPS, ma anche la schivata non mi fa schifo. Avrei preferito colpo doppio, ma cavolo, bellissimo, ti metto subito. In più, identificare al momento non ne ho trovati altri. Il secondo mi è uscito invece con, ho dovuto rerollarlo, e mi è uscito con 1% bonus velocità e 2% chance di parata. Lo metterei pure, però per metterlo dovrei rinunciare a 0,9 di autorizzare e 0,8 di colpo doppio, quindi non ne vale la pena. Meglio tenermi queste due cose che sono molto più utili rispetto alle due dell'altro aumento, dell'altro incantamento, scusatemi. Ora sono curioso di vedere che cosa c'è nel negozio. Nel negozio c'è un po' tutto in sconto. Carino, tutto in sconto 25%. In più c'è la sfera di ossidiana che ci dà per 10 dollari, quindi 8 euro, no, no, 9 euro e qualcosa, 9 euro e qualcosa, ci dà un punto statistica e 2500 gemme, quindi molto buono questo, molto buona questa offerta per chi ha bisogno di gemme e appunto deve, cioè, vuole comprare il pacchetto, perché 25 gemme sarebbero in teoria 25 dollari, ma in pratica con 20 dollari prendiamo 23, cioè 2300 gemme, quindi c'è un piccolo bonus, però lo stesso rimane un'offerta molto valida. Io questa qui la consiglio se avete un motivo, se avete un motivo per il quale vi servono gemme, io ve la consiglio. Se invece non ne avete motivo, direi di lasciar perdere. Io personalmente la potrei prendere se, e dico se, avessi i materiali per portarmi una mount al massimo, che sono, mi pare, 5 o 6.000 materiali. Io nel momento 2.9, e allora se il crafting costa 1.000, il primo level up sono 4 level up, il primo costa 500, 1.000 e siamo a 1500, 1500 siamo a 3000, 2000 siamo a 5000 materiali totali richiesti.
Ora, visto che io ho intenzione di prendere Xardax, che penso sarebbe molto molto utile per un DPS, ho intenzione di risparmiare i miei materiali, infatti li sto risparmiando da un po'. Ne avrei potuti avere molti, molti di più, ma una cosa che mi sono divertito a fare un sacco è stato craftare mount a spam per avere tutte quante le skin, quelle free to play, diciamo, le altre. Ne ho qualcuna comprata, quindi possiamo vedere che ho comprato 1, 2, 3 pacchetti, credo. Questi tre andavano insieme, quindi 4 pacchetti, questa l'ho droppata e questa l'hanno regalata. Quindi ho comprato 4 pacchetti mount, di cui ne utilizzo soltanto uno. Però gli altri erano... Ehi, carino il cinghiale, ehi, carino sto cervo, mi pare fosse un cervo. E qui c'era offerta, dovevo prendere le gemme, quindi ho detto boh, prendiamo sto coso che mi piace, vedaire, è buona. Il problema è stato lui, Peach, bellissimo Peach, ma non voleva uscirmi, ho dovuto craftare la mount leggendaria tipo 6 volte per farmi uscire lui. Poi mi è uscito, ho potuto distruggere tutte le mie mount, cioè tutti i rimasugli, diciamo, e utilizzarli per craftare questi di grado inferiore, che sono costati di meno, quindi ho fatto meno fatica a craftarli. Purtroppo non ho una mount da distruggere, quindi questa me la tengo, 4% di autorizzare, me la tengo. Quindi mi tocca aspettare ancora un po' per avere i materiali. Vediamo se... sì, qui mi faccio qualche materiale, non molti in realtà, 125 materiali. Vediamo se me ne faccio anche qui, ricompense... Sì, anche qui 125, quindi 250. E sì, mi farò qualche materiale, ma ahimè, non molti, quindi ci metterò un po' di tempo per farmi Xardax bello maxato. E in tutto questo sono contento di aver superato i 4800 TS, ma questa è una cosa che già forse avevo detto. Al momento ne ho 4807. E sono così contento. E ho constatato un piccolo problema nei raid. Dicevo, ma i raid solitamente li faccio in 5 minuti. Com'è che adesso ci metto così tanto a fare i raid? 10-12 minuti per un raid? Dico, the fuck bro? Qual è il problema? Ho scoperto qual è il problema. Tutti quanti i membri del mio raid sono dei cazzo di bait oppure tank. Quindi abbiamo SSS1 tank in punta. Dietro Danko bait. Dietro ci sono io che sono l'unico cazzo di DPS per fortuna. Poi c'è Swiper che è un altro bait. Poi abbiamo Dure che è un cazzo di tank che serve per il boss con i 2000 HP a prendere i danni indietro. Quindi mi sono trovato con questa situazione. Ho detto ma cioè li faccio però ci metto un po'. Perché ci metto un po'? Ero molto confuso e ho poi notato il problema. Detto questo, oggi non ci sono stati ulteriori avvenimenti particolari, quindi direi che non c'è nulla di nuovo. Sì, direi che non c'è nulla di nuovo, non ho droppato neanche oggi nulla. Vediamo giusto per curiosità quali eventuali fusioni nuove ho droppato. Ho droppato appunto questa qui, come avevo già detto, che è Gambi, che è l'unica leggendaria a quanto pare. 300 materiali, buono, io punto a farmi... dov'è? Ora scendiamo e lo troviamo, punto a farmi, stanno i rossi con i materiali. Ho droppato ulteriori 2 fusioni, belline, quindi questa di Smixi con lo alto e questa di Bronzi, ok, quindi ho droppato le varie fusioni di quello che faccio. Quello che vorrei fare sono... beh, al momento posso farne già 3 copie perché ho 300 materiali. Quasi quasi mi faccio un po' di patches per farmi 3 copie di Pola. Si chiama Pola, sul serio? Patches e Flixi fanno Pola. Come? Non capisco in che modo vengano fusi i nomi per formare Pola, ma ok. Pola. E mi piacerebbe tanto questo qui per il PvP perché... ogni attacco che infligge, e infligge un botto di attacchi, è l'attacco al più debole. Quindi, cioè, io questo lo sostituisco a Walcom. Lui fa solo e unicamente targeting sui più deboli. È utilissimo. Ti prende prima chi è? L'healer? Ti prende prima... non lo so chi è. Questo qui mi piacerebbe farlo 6 volte,
e tutte le copie di Flixi qui le ho ottenute gratuitamente, quindi utilizzando l'oro. Posso fare anche questo volendo, che non so cosa sia, ma... posso fare anche questo volendo, però ho soltanto un alberello, quindi non ne farò nessuno dei due, soprattutto perché i materiali sono pochi e mi servono per fare appunto i Pola. E Pola è qualcosa che mi piace, mi piace un botto, e voglio portarlo su appunto per fare soltanto il PvP. Per il resto non credo lo utilizzerò, perché il PvP è uno scontro breve, quindi ci sta. Invece gli altri scontri sono più lunghi. Come vedete mi sono piazzato leggermente più alto della top 500 che avrei potuto raggiungere, perché per via degli impegni mi sono trovato ad avere un giorno in cui ho quasi skippato, cioè ho cappato le entrate, ho quasi skippato per non so quante ore, e quindi peccato, ho perso posizioni per questo. Devo essere costante, o devo pushare, o devo fare difficoltà maggiori. Proverò a salire a 700 con le cose qui, perché adesso ho più punti statistiche, già prima ci riuscivo, quindi 700 penso sia un numero fattibile, però giusto per un'entrata da uno. E vi farò sapere domani come vanno le entrate a 700. Questo video giunge al termine, vi ringrazio per la visione, spero vi sia stato utile, vi invito a lasciare un like, un commento e, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ci rivediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti!